Un bilancio delle festività che si sono appena concluse, brevi spostamenti e festeggiamenti in casa di amici per questa Pasqua ancora sotto l'insegna dell'austerità. Vediamo il servizio di Paola Erba. Meno viaggi e meno ristoranti. È stata una Pasqua all'insegna dell'austerity, quella appena trascorsa. Secondo uno studio di Coldiretti, l'85% degli italiani, circa 51 milioni di persone, ha scelto di trascorrere la festività a casa propria, di amici o di parenti, spendendo complessivamente 1 miliardo e 200 milioni di euro per imbandire le tavole. Solo il 62% ha mantenuto il budget dell'anno scorso, mentre il resto lo ha tagliato per effetto della crisi. E per quanto riguarda il menù, è aumentato il fai da te, soprattutto per i dolci, che ben il 46% ha preparato in casa. A confermare la flessione dei consumi è la FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, secondo la quale, rispetto al 2014, le presenze nei ristoranti sono calate dell'11% nel giorno di Pasqua e del 15% in quello di Pasquetta. E i ristoranti in attività sono stati il 92% del totale contro il 94% dello scorso anno. Anche Federalberghi conferma la tendenza a spendere meno, vacanze solo per il 15% della popolazione e comunque meno viaggi e più gite fuori porta. Gli agriturismi infatti sono stati premiati con oltre 250.000 ospiti. Meta più gettonata il mare, che ha assorbito oltre il 30% dei vacanzieri, seguito dalle località d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle località termali. La struttura ricettiva preferita è stata per il 32% la casa di parenti e di amici, seguita dall'albergo il 26%, dalla casa di proprietà il 15%, dai bed and breakfast il 6% e dall'appartamento in affitto il 4%.